Fine settimana a pieno regime per le massime serie della pallamano italiana. A scendere in campo le formazioni di Serie A maschile e femminile per un totale di 20 partite in calendario. Prima fra tutte il Match of the Week in diretta dalle 18 di sabato su Pallamano TV è valido per la 14esima giornata in rosa. Si sfidano Alimestrino e Leonessa Brescia in una gara che interessa la seconda metà della classifica e di fatto la lotta per la salvezza. Dalla partita di sabato mi aspetto di vincere, abbiamo bisogno di punti, dobbiamo assolutamente iniziare a fare della prossima partita, inizia il girone di ritorno e contro Brescia, contro cui abbiamo perso l'andata e mi aspetto di portare a casa una vittoria. Abbiamo iniziato a lavorare con un nuovo allenatore da inizio anno e penso che finalmente la nostra squadra stia iniziando a girare come deve. Quindi da sabato mi aspetto tanta grinta in difesa e precisione in attacco e finalmente questi tre punti da portare in casa. La partita di sabato sarà difficile. Sappiamo che Mestrino è una squadra forte. Non guardiamo la loro posizione in classifica. Noi ci stiamo preparando per affrontare nel migliore dei modi la gara. E vogliamo questi punti che sono importanti per la salvezza. Il mister, come sempre, sta preparando la partita al meglio e noi abbiamo piena fiducia del suo lavoro. E veniamo di due sconfitti e abbiamo voglia di tornare alla vittoria. Appuntamento dunque su www.pallamano.tv a partire dalle ore 18 con il racconto in diretta di Mestrino Brescia nel programma della Serie A maschile. Occhio però anche alla lotta per il vertice con la Iovi Salerno che difende la sua imbattibilità stagionale in casa del Dossobuono e l'Indeco Conversano obbligata a vincere sul campo della Casalgrande Padana per tenere il passo delle campane. Passando invece alla Serie A maschile, gli impegni più complicati spettano a chi gioca per mantenere il primo posto nel proprio girone e allora da cerchiare in rosso l'impegno del Pressana sul campo del Principe Trieste nel girone A, la trasferta della Terraquile Carpi in casa della Luciana Mosconi Dorica per quanto riguarda il girone B e il derby pugliese che vede la Junior Fasano ospite del Conversano nel girone C.